Questa mattina all'Istituto di Istruzione Superiore Cestari a Borgo San Giovanni si è tenuta un'operazione che ha tenuto impegnata la colonna mobile della Protezione Civile, qui giunta con tre mezzi e un'ambulanza della Croce Rossa. Suonato l'allarme, i ragazzi hanno cominciato a uscire dalle loro aule, radunandosi nel giardino della scuola, dove si sono raggruppati i mezzi di soccorso. Gli uomini della Protezione Civile, dopo un veloce briefing con gli insegnanti addetti alla prevenzione dei rischi, durante il quale sono stati informati dell'assenza di tre alunni all'appello, suddivisi in varie squadre, sono entrati nell'edificio, tornando poco dopo con i ragazzi che risultavano mancanti e chiedendo soccorso agli operatori sanitari per uno che risultava invece ferito. Intervento quindi è andato a buon fine con foto di gruppo. I 400 ragazzi circa che frequentano la scuola non si sarebbero dovuti radunare nel cortile della stessa. Il punto di ritrovo in sicurezza è più avanti sulla destra, uscendo dall'istituto, ma si è deciso che gli alunni non si mettessero in strada, rallentando giocoforza il traffico in una delle vie di maggior percorrenza. Come volevasi dimostrare, il tanto trambusto creato dai mezzi di soccorso giunto a sirene spiegate in tal forza non ha potuto far altro che generare apprensione. In tanti si chiedevano infatti se fosse successo qualcosa di grave nella scuola, tirando un sospiro di sollievo nel sapere che si trattava di una semplice esercitazione. Ricordiamo che gli uomini e le donne della Protezione Civile sono volontari che si mettono a disposizione del sociale.